Dunisiani, questo non è affatto il Nether, no, 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 no. Questo è un singolo bioma del Nether, ok? Una singola cosa che c'è nel Nether, avete capito? Non so se mi sono spiegato. Vedete, qua c'è anche l'acqua. È impossibile che sia il Nether, perché nel Nether non c'è l'acqua, non si può nemmeno mettere, al massimo c'è la lava. E in queste pozze si nasconde chissà quale male oscuro che proviene dagli inferi. Probabilmente questo mondo è stato contorto, è stato punito per una punizione appunto divina. Chi lo sa? Però noi ora dovremo sopravvivere in questo mondo, cercare di trovare delle risposte al perché l'inferno sia venuto sulla terra, letteralmente. Perché è successa questa cosa? Come mai? E cercheremo anche di sopravvivere, perché sicuramente questo è un mondo molto complicato. Chi lo sa? E giusto per precauzione io mi sono messo gli stivali d'oro. Perché? Perché gli stivali d'oro? Perché voi dovete sapere che quando si va nel Nether dovete avere gli stivali d'oro, perché altrimenti i piglin o comunque tutti quegli animali mostruosi degli inferi ti uccideranno se non hai qualcosa d'oro. Non solo gli stivali, tipo un qualsiasi cosa d'oro. Basta che tu abbia qualcosa d'oro. Allora, io direi di salire qua sopra. Ok, tipo qua, vediamo. Intanto, però, voi consigliatemi dei giochi che a voi piacerebbe vedere, perché ho visto che a voi Fall Guys non interessa molto. Guardate là, in lontananza si vedono le varie cose strane di questo Nether. E io ho paura, ho tanta paura di andare avanti, perché sinceramente non so che cosa aspettarmi. Chissà che strani mostri spawneranno. Beh, sicuramente al massimo potranno spawnare i mostri degli inferi, non qualcos'altro. Però quelli sono molto brutti. Eh sì, purtroppo. Anche se qua non ne vedo nessuno, scusate Dunisiani, ma dove caspita sono finiti tutti? Cioè, veramente è impossibile trovare qua gente, non so. Porca miseria. Però mi piacerebbe fare dei video con dei miei amici, accidenti. Io continuo a dirlo. Però non so. Non ne sono, cioè nel senso, capito, non so, boh. Vedrò, vedrò. Perché, boh. Perché, boh, vabbè. Sarebbe stato un bel video con i miei amici questo, però vabbè, per ora sono da solo, quindi non so. Ora cerchiamo altri posti magici. Posti strani. Però scusate, se qua non c'è niente, allora io direi di fare un taglio e vi faccio vedere quel che troverò più avanti. Dunisiani, guarda. Ehi, cos'è? Cosa c'è? Ho paura. Allora, non dovrebbero farmi niente appunto per... A parte che stanno facendo un rumore che è proprio porca miseria, impossibile. Ma che cos'è questo posto? Perché c'è come una casetta? Ma sono stati loro a costruirla? Non lo so, io mi sto inquietando. Perché? Perché c'è questo strano posto qua? Vedete, io ho camminato per tanto tempo e non ho mai trovato, diciamo, questo tipo di costruzioni. Anche nel Nether non ci sono questo tipo di costruzioni. Mi sembra strano. Mi sembra tanto strano. E mi sembra anche che, tipo, quei piglin abbiano, non lo so come, creato questa casetta per proteggersi da qualcosa, anche se non so da che cosa esattamente, perché non sembra stiano per morire. Non lo so, c'è qualcosa di strano in questo posto. Ehi, cos'è? No, scusate, vedete allora che c'è qualcosa di davvero strano. Perché allora qua ci sono tipo delle caverne se questo dovrebbe essere un bioma del Nether? Non lo so, sapete. Questa cosa mi sta facendo venire tipo il crampo al cervello, perché... No, tipo... proprio così, perché non so. Questo cos'è? Ah, la Crimson Root. Ma vabbè, non so che cosa sia. Dovrei salire su uno di quegli alberi e andare in avanti scoperta, tipo? No, per... Ah, qua c'è del quarzo addirittura! Scusate, voglio vedere se questo quarzo è effettivamente del quarzo o qualcos'altro. Sì, vedete? A parte che non riesce a scavare qua, però praticamente se io vado qua... Sì, vede? Nether Quartz. Non lo so, sapete? È troppo strano questo mondo. Comunque sì, se vedete qua, ovviamente ho preso del legno. Cioè, ho preso, mi sono dato all'inizio, prima di iniziare il video, del legno e del ferro. Perché non è che sto qua a raccogliere. Questo è un mondo, no, dove si deve esplorare. Un po' avventura. Anche un po' segreto, perché sinceramente quei piglin là non so che cosa fossero. Adesso però faccio un altro taglio e vi faccio vedere quello che troverò d'altro. No. Che cos'è quella cosa là davanti? Scusate, che caspita l'ha costruita questa? Io ho camminato in lungo e in largo. E
Ancora non ho trovato niente, a parte questa cosa, ma... Allora, scusate, ma vedete che sembra una cosa costruita da comunque un giocatore? Io quando ho creato questo bioma non mi aspettavo di trovare... Perché, scusate, ma nel Nether si trovano queste cose? Ma poi che cos'è questa cosa? Book and Quill. Questo quindi è un libro? No, no, allora, scusate, ma a me sembra che nel Nether non si trovino queste cose. Cioè, se posso dire, poi... Stai attento, viaggiatore. Oh, queste terre sono pericolose. Anche se non sembra. Ci sono mostri mai visti. Ricorda, se vedi mostri, non stare a guardarli. O cercare di capire cosa fanno. Oppure potresti morire. Mercante B. No, scusate, ma che caspita... No, 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 cosa mi state dicendo? No, 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 ma... Perché... No, 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 scusate, scusate. No, 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 io sono scioccato. Perché c'è questo libro che mi sta... Che mi sta dicendo dei mostri, non ho capito. Non ho capito. Allora, io sono abbastanza sconvolto da questa situazione. Che cos'è questo posto? Dunisiani, a questo punto fatemi sapere se volete vedere altri episodi di questa mappa, perché io sono sconvolto. Ma che caspita sono questi mostri? E questo posto? Perché si è generato così questo Nether? Siamo nella versione 1.16.1. Non so se potete vedere da qualche parte, io non so ora dove si può vedere la versione. Non, mi sembra strano, non ci sono modo altro, non capisco. Io ho generato questo mondo quando avevo iniziato il mondo. Ho generato, tipo avete presente con la nuova generazione della 1.16 un singolo bioma, ho generato il Nether. E mi stanno uscendo fuori queste cose, ma cosa sono queste cose? Io sto balbettando, ma perché io sono sconvolto? Ma scusate, ma che caspita mi state dicendo? Cioè veramente mi state dicendo, stai attento viaggiatore, ma chi l'ha scritto questo libro? Perché viaggiatore? Ma è una cosa che ha introdotto la Mojang? Ma ditemi, cioè se sapete qualcosa ditemi, fatemelo sapere, perché io non ho mai sentito di una cosa di questo tipo. Cioè, queste terre sono pericolose, anche se non sembra. Ci sono mostri mai visti. Ma di che mostri sta parlando? Ricorda, se vedi mostri, non stare a guardarli o cercare di capire cosa fanno, oppure potresti morire. Mercante B. Cioè, no, 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 no. Allora, questo libro, prima di tutto... Allora, questa serie... Potrebbe diventare una serie questa qua, Dunisiani. Potrebbe diventare una serie. Io non so cosa pensare. Non lo so affatto. Io so solo che non voglio più avere niente a che fare con questi cosi. So anche che devo andare a prendere tipo del carbone, un qualcosa. Oppure mi do delle torce in creativa, va bene? Perché sennò poi dopo qua non vedete niente. Ok, allora... Perfetto, non so di chi sia questa casa, non ne ho la più pallida idea, però quello che so è che adesso... Ho sentito uno strano rumore, scusatemi. No, no, no. Avete... No, 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 io sto sentendo strani rumori di Dunisiani, io sto impazzendo. Allora, o sto impazzendo io, oppure ci sono strani rumori. Comunque adesso qua mi faccio una porta e sto qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, questa sarà una casetta per il momento che è... Non lo so, ci proteggerà da questi mostri, non so, questo mercante B, ma che caspita è questo mercante B, Dunisiani? Oh mio Dio, no, 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 io ho paura, cioè, vi dico la verità, io ho paura, perché questa cosa io non me l'aspettavo minimamente. Vabbè, io direi che ci vediamo nell'altro video, fatemi sapere se volete vedere una serie su questa cosa, se volete vedere anche voi i segreti che ci sono dietro a questo mondo, perché io li voglio vedere, io voglio sapere che cos'è questo posto. E poi già questa struttura è generata in modo stranissimo. Vabbè. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti torcia, così almeno so che voi siete arrivati e avete visto fino a questo punto molto importante, perché voglio che tutti quanti vedano fino a questo punto, perché veramente è una cosa che mi ha sconvolto questa cosa. Io non me l'aspettavo minimamente. E soprattutto adesso cercheremo di capire il segreto dietro a questo mistero. E vi darò il cuoricino se voi scriverete. Okay. E quindi noi ci vedremo al prossimo video, Dunisiani. E cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Ciao.